Non ci arriviamo a 10. Allora 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 9. Ce la fanno? Vedo così chi ripetere a posto. Ore 18:55, si procede all'appello. Prego, segretario. Cercate di offrire una soluzione di un servizio ai cittadini, magari dimezzandoli, così come era previsto nel programma elettorale.
oppure impiegando per tale problematica, scavando così sulle famiglie da questa spesa imprevista. Grazie, fatelo per i cittadini, grazie. Grazie al consigliere Maiori. Mi ha chiesto la parola al signor Sistrex, mi ha fatto. È chiaro che l'intervento del consigliere Maiori non potrà avere già una mattina o da dopo, perché rispetto diciamo all'operato. Lo dica ai cittadini che non mi hanno provato, i cittadini che sono obbligati a spendere 30 euro, dire consigliere. 100 famiglie, vada via lei, provocatore. Consigliere, rispetto all'operato di questa amministrazione, ciò che concerne l'Istituto Baggiornano, io sono veramente orgoglioso di quello che questa amministrazione in appena un anno ha posto in essere, perché ha dato una grande opportunità al nostro territorio. Avevamo due scuole fatiscenti e lei ha un percorso amministrativo, quindi probabilmente fa piacere che oggi va ad evidenziare delle problematiche, perché sicuramente c'è sempre una mezza verità. Però è altrettanto vero che lei doveva, forse all'epoca di venire, forse all'epoca, lei forse, nel senso che poi vado avanti l'esercito, qual è la mezza verità? Che probabilmente anche all'epoca c'erano delle difficoltà rispetto a quello che era la struttura scolastica che c'era nella via, rispetto a quella che era la Luna Giordana, erano diversi locali che non erano agibili. Quindi partiamo da un presupposto chiaro. In primis questa amministrazione porta all'approvazione di un progetto di circa 3 milioni di euro per il nostro comune, che dà una grande opportunità ai nostri amici e ai nostri cittadini. Parla del trasporto di 300 famiglie che fanno 30 famiglie. Prego, consigliere Maiù, non interrompere. Consigliere Maiù, prego, consigliere Maiù. Questa è la seconda volta, consigliere Maiù, la pregherei. Detto questo, è chiaro che abbiamo visto, per lei la distanza di bilancio, quasi 40.000 euro per permettere ai nostri ragazzi di trovare nella struttura scolastica di Caravita quello che è il loro diritto avere, un istituto dignitoso per ospitarli. Di più, è chiaro che in quella fase di programmazione non abbiamo potuto fare, per un semplice motivo. Innanzitutto, la legge non prevede, perché quando avete fatto i lavori di strutturazione nella scuola elementare, c'è cioè l'assessore che... Scusi, Presidente, è entrato in questo momento il consigliere Campanese, Salvatore. Grazie. Dare atto, all'epoca chiaramente era un diritto quello dei bambini avere il profilo che era previsto nei momenti comunali e come tale vi siete uniformati. Qua parliamo della scuola media, dove non c'è l'obbligo da parte dell'amministrazione di garantire il... Fammi completare. La famiglia con il diritto di una prima media. Consigliere Maiore, la prego, consigliere Maiore, perché stasera è lei così, ma così tranquillo. Dopo discuto, vedo la facoltà di dare la parola. Lei abbi rispetto. Sono 300 famiglie. Ho capito, lei può dire qualunque cosa, ma non deve interrompere. Consigliere Maiore, la pregherei, io non interrompo. Dopo, la giusta replica può dire quello che vuole, ma la pregherei. Prego, sì. Consigliere, posso fare questo momento? Sì. Nel momento in cui chiaramente non era un obbligo da parte di questa amministrazione, abbiamo dovuto dare delle priorità rispetto a quello che era il quadro. Scusi, sì, e il consigliere Giovanni Paolucci. Abbiamo dovuto dare delle priorità rispetto a quello che era chiaramente il quadro generale del debito. Onestamente, diciamo, io non assumo le mie responsabilità. Però è chiaro che anche il consiglio d'istituto, che ha una propria autonomia, in quel momento probabilmente avrebbe dovuto fare delle scelte, un'organizzazione e una gestione diversa. Perché lei pensa che organizzare un servizio, anche perché poi 300-400 famiglie non lo dovevi garantire a tutti, perché era un disagio, un eventuale tra virgolette disagio che avevi trasferito a tutti gli alunni. Quindi chiaramente sarebbe diventata una spesa veramente onerosa e gravosa per l'ente che si è data una priorità, quella innanzitutto di garantire ai nostri alunni una scuola dignitosa. E se io la invito ad andare a Caravita a vedere oggi una scuola come
possono essere richieste, perché nemmeno queste siamo senza una barricata, siamo stati aiutati, eventualmente possiamo fare, ma veramente in questa fase fare polemica su quello che è un fiore all'occhiello per una conquista per tutti quanti noi, avere la possibilità di avere una scuola nuova, di aver ridato dignità all'istituto scolastico, quello di Caravita, io penso che è chiaro, c'è un disagio, io l'ho detto dal primo momento, ci saranno tanti disagi per i nostri ragazzi. Ci abbiamo la polizia municipale che cerca di monitorare il tragitto, è presente ogni mattina sul ponte di Caravita, ha fatto degli interventi per garantire il passaggio dei vedovi, ma questa amministrazione non ha... Così gli risposto. No, abbiamo ripristinato il lampeggiante, piccole cose, diciamo, chiaramente. Quindi diciamo, questo è l'aspetto. Poi il disagio io l'ho sempre detto, sin dal primo momento, però io come amministrazione continuo a difendere una scelta, quella di aver lavorato tanto per portare un progetto. Grazie all'ufficio tecnico è stato messo in esecuzione, abbiamo dato dignità ai nostri alunni sulla scuola di Caravita, di più non potevamo fare. Grazie sindaco, una breve replica, mi ha chiesto la parola il consigliere Mello. Prego, consigliere Mello. Cittadini anche di Ponte Consolino, che è una zona abbastanza disagiata, mi dispiace. Questa amministrazione, come ha detto in bocca del sindaco, ha come priorità altre cose. Ha dato dignità a Caravita, la priorità ai telefonini, la priorità sono le indennità, la priorità sono le piccole cose, abbiamo aggiustato un lampeggiante, la priorità è Amministrativa, va bene? Non me ne volete, non è una polemica. Tre siete
di avvocati in giunta. Io voglio dire, fino adesso non ho visto un debito di bilancio con sentenze praticamente non passate in giudicato, sentenze di primo grado alle quali non abbiamo posto nemmeno in un'occasione. Noi abbiamo portato sempre i debiti fuori bilancio all'interno del Consiglio Comunale per poterla approvare. Ma ce ne stiamo lavando le mani in tutte le occasioni. E questa, voglio dire, la politica che voi intendete portare avanti? Prego, assessore. Prego, assessore. Adesso la nuova assessore Bianchi, prego. La facoltà. Consigliere, volevo soltanto notare una cosa, che il numero che si riferisce di ruolo generale non è un ruolo generale, ma è un ruolo del 2014, significa che il ruolo generale è ben più partito addietro, rispetto al 2012-2011, quindi non è... c'è il senso di primo grado, ma è che la sentenza di primo grado, lei sa bene che provvisoriamente si è finita, quindi bisogna comunque temperare. Non è di questa amministrazione, sono debiti e attività iniziate prima che iniziasse questa amministrazione, perché il numero di ruolo è ben pregresso rispetto al 2014. Le faccio notare che il giudice di pace di Santa Anastasia, la prima udienza da facilitare di oltre un anno, soltanto due di udienza. Quindi avendo la sentenza del 2014 significa che questi 1.000 mesi saranno noi principi del 2011-2012, prima che si insediasse questa amministrazione. Poi ovviamente nel momento in cui ci sta una nomina come procuratore a difendere un giudizio, l'amministrazione non può dire eventualmente se ci sono presupposti per la transazione oppure no. È l'avvocato, il procuratore che dice se ci sono i presupposti eventualmente per poter transigere un giudizio del genere. Grazie. Grazie assessore Mianti. Una breve regola, prego, consigliere Sposo. Allora, a me è tutto chiaro, a prescindere dal progetto che sia la cosa di prezzo, questo sostanzialmente sono tutte questioni legate a ingegneri stradali, cioè fossi, cose che in realtà. Mi scusi consigliere, entro il consigliere Daniele Sposo, grazie. Allora, diciamo, queste sono questioni che riguardano per lo più cause di questa entità, tranne qualcuno che ha un caso particolare. Però nella realtà la domanda che io ponevo non era riferita alla questione se fossero della precedente amministrazione o della nuova amministrazione. La cosa che io evidenzio a questo Consiglio Comunale, che non avete fatto opposizione, praticamente, ma c'è cioè, la scelta è quella di non fare opposizione, manca una di queste sentenze. Ma di che mai è possibile se tutte queste sono di primo grado? Cioè io non sto facendo un giudizio, non sono titolato manca a poterlo fare, perché voi avvocati praticamente avete cognizione di questo. Ma dico, rispetto a determinate sentenze, non c'è nemmeno uno sulla quota potere opporre. Oppure questa prima, due pigliate le sentenze, ma queste arrivederci cari, cioè io non capisco i termini, non ci stanno mai di poter fare l'opposizione per una di queste questioni. E siccome le questioni annunze, consentitemi, sono sostanzialmente, adesso magari paghiamo quello del 2012, tra qualche anno pagheremo quello del 2014, perché continuerà la gente ad andare dentro le buche, continuerà a fare dentro la buca, continuerà a cadere per le vigne praticamente dagli alberi e così via. Cioè io cosa vi voglio dire? In che modo agisce l'amministrazione comunale rispetto ad una questione di debiti fuori bilancio, oltre a dire che si devono pagare perché c'è una sentenza? Io dico che mai non si vede nessuna di queste sentenze è degna di poter dire faccio opposizione, di 16, 15 vanno bene, ma bisogna pagare, una non si paga. Spiegate, io questo vorrei sapere dall'amministrazione. Mi sembra un lavarsi le mani continuo su tutte le problematiche. Grazie consigliere Sposo, una breve replica assessore. Breve replica, le faccio notare che questa. Assessore Meandri, scusami, assessore Patrimonio, prego. Sta facendo delle dichiarazioni che sono prive di pregio e oltremodo infondate. Dire che non è stata fatta opposizione è dire una cosa assolutamente non vera. L'amministrazione praticamente si è costituita, l'opposizione consiste nella costituzione di un giudizio e l'opposizione è quella. Ovviamente un giudizio può avere un esito piuttosto che un altro e non voglio ribadire su questa amministrazione che non è stata fatta opposizione, perché la costituzione di un giudizio è stata fatta, poi un giudizio può andare in un modo piuttosto che un altro. Ovviamente le dipende già precedentemente quello che è stato riferito, non sono cose attività iniziali, né tantomeno può essere fatta ricadere la responsabilità su questa amministrazione, perché quelle responsabilità sono per atti, per eventi, per accadimenti che riguardano un'attività pregressa. Quindi di che cosa si sta pensando? Mi faccio capire, non riesco a comprendere. È un'attività che è svolta precedentemente a questa amministrazione, quindi una responsabilità che non può indossare questa amministrazione.
eventualmente ci potrebbe fare un'accusa tra qualche anno, eventualmente di una nostra responsabilità su qualche accadimento, ma non su queste qua. Prego, scusi, mi ha chiesto la parola. Per meglio interpretare anche la considerazione che facevo, nel momento in cui il legale dell'ente conclude la procedura e trasmette copia della sentenza, primo grado, sì. Nel momento in cui trasmette la sentenza, se ci sono gli elementi per poter proporre appello, di solito la comunicazione, cioè diciamo il mandato, quando lo si conclude, perché il mandato che viene dal momento della costruzione, si dà al momento diciamo, in cui viene trasmesso all'ente il risultato, quindi la sentenza, se ci sono dei motivi per poter impugnare, in appello, di solito viene fatta una nota, un'appendice da parte del legale di fiducia, perché noi purtroppo non abbiamo un ufficio legale interno che ci permette di fare un monitoraggio che ci dia una condizione di causa maggiore, ma ci affidiamo attraverso delle short list di consulenti. Quindi la tua considerazione trova purtroppo rispetto al quadro generale da un punto di vista oggettivo, poi ci rimettiamo a quella che poi è la conclusione della difesa del legale a quale ci abbiamo, perché dovrebbe essere sua cura, per assurdo, se ci siano meno elementi nel trasmettere la sentenza, ci sono i motivi per poter fare appello indicando, anche perché poi ci sono delle sentenze di giudice di pace, sotto il 100 euro, in cui sarebbe possibile sarebbe impugnato per determinati motivi dinanzi alla Cassazione, ancora più di fatto non è male nemmeno. Però è chiaro che la tua preoccupazione è oltre che anche la nostra, però ripeto, noi ci rimettiamo di fiducia ai nostri difensori e loro hanno quest'onere ontologico di dover denunciare eventuali vizi della sentenza nei momenti in cui ce la presentano. Grazie, sì. Proprio un'ultima cosa, così dire, perché in generale se diamo l'esempio del mio letto giallare, proprio un'ultima cosa. Va bene. In relazione a questo, allora mi aspetterei che ogni volta che è portato un debito fuori il bilancio, che ci sia una relazione del legale, il quale ci dice che non è opportuno procedere praticamente in tal senso, perché la cosa che ci ha evidenziato, non andare ad un giudizio a fare un ricorso in secondo grado, significa praticamente che cosa? Che deve essere conseguente di una scelta anche suggerita dal legale nominato dall'ente, il quale vi ha difeso, il quale venga a dire che lo metto a registrare, che non è opportuno proseguire quel giudizio, o per quantità che è talmente limitata rispetto al giudizio, però se vedo una sentenza di 10.000 euro, qualcosa di 14.000 euro, allora qualcuno ci dovrà dire che non era opportuno di mettere, fare un giudizio, un ricorso e andare in secondo grado, perché il secondo grado sicuramente si andavano a perdere soldi e quindi l'ente ne avrebbe avuto in danno. Io è questo quello che mi aspetto praticamente politicamente ne venga fuori come scelta e non di altro tipo. È chiaro che se c'è una sentenza di 500 euro non mi metto a fare storia, perché solo per dare una data all'avvocato ce ne vorranno altri 1.000 per andare in un altro grado di giudizio, quindi voi fate il favore dell'ente. Però siccome agli atti noi non abbiamo di queste considerazioni e noi vorremmo che queste considerazioni non fossero solo di carattere politico, ma fossero supportate da quello che è un discorso tecnico legale, laddove si va a votare un debito fuori bilancio. Altrimenti, chiaramente, parliamoci chiaramente, io questo debito devo dire se sono d'accordo o non sono d'accordo, non sono in grado di dirlo assolutamente, ma certamente non siamo supportati sufficientemente da un dato tecnico legale che ci dice non è il caso di poter. Non è il caso, praticamente si può cercare con un giudizio di secondo grado. Grazie consigliere Esposito. Proprio una piccola, siamo andando. Prego assessore Miani. Pronto? Giusto una precisazione. A prescindere dalla prestazione o della spesa, in ogni caso comunque è stato il debito fuori bilancio, perché
mentre prima era possibile in effetti proporre con l'appello eventualmente di questa Cassazione soltanto col terzo grado diventava esecutiva, c'è stata la riforma legislativa per cui anche il primo grado è già esecutivo. Quindi comunque la portata, siamo restando poi per tutte le questioni di valutazione eventualmente di proporre o meno, cioè, però nel frattempo prego, mi ha chiesto la parola il consigliere Bonucci, prego. No, io volevo fare una considerazione, cioè però provare tutti questi debiti di fuori bilancio, che sia per una buca, che sia per una pandemia, di là che sotto questo punto di vista si potrebbe venire con la manutenzione, no? Però cioè, dà l'impressione al cittadino che ci sia una mancanza, una vulnerabilità della macchina comunale, perché per esempio vado a finire con una buca, faccio un caso al comune se vince, tanto so che il comune poi dopo non va, perché cioè, alla fine noi stiamo lavorando con i soldi dei cittadini. E io penso che comunque, io vedo qua di 20.000 euro, cioè il comune deve andare avanti, cioè, si deve ostinare a vincere con la tavola, no? Ormai c'è cioè, uno che sa che facciamo abituare così i cittadini che qualsiasi cosa facciamo quasi al comune da sa vincere, questa è l'impressione che diamo ai cittadini, secondo qualche giornata. Grazie consigliere Bonucci. Prego consigliere, prego, sì. Diciamo già a partire dall'amministrazione con la base commissariale è sensibile, e anche diciamo da quando noi ci siamo insediati, un operato da parte dell'ufficio legale, nonostante sia interno che il personale chiaramente già fa grossi sforzi per quello che c'è, che il contenzioso è molto diciamo diminuito, di questo ne dobbiamo dare atto, perché noi siamo usciti, perché chiaramente si trattano di quelle falle maggiori che ci sono in tutti i comuni. Devo dire che c'è stato un monitoraggio già con l'amministrazione d'Amaro, con i croci, anche con un lavoro con le procure, una collaborazione per inserire tutti i dati, e devo dire la verità, i risultati li stiamo avendo pure, perché nonostante diciamo, cioè, basta analizzare poi diciamo, gli ultimi bilanci, a partire già dalla loro gestione, effettivamente c'è stata una riduzione, prima veramente capitava a volte che sulla stessa procura si trovavano perché in più ore diversi servizi saranno. Questo non accade più perché c'è anche diciamo, un lavoro in modo d'ufficio che ti garantisce quantomeno la possibilità di poter avere un risultato. Grazie sindaco, sì, grazie consiglieri e metterei passerei alla votazione. Allora, prego dal pubblico. Allora. Però non si allontani poi che io so già eccezionalmente la faccio preso, faccio la domanda per qualsiasi cosa, ma è legittimo questo accorgimento, cioè possiamo fare su questi punti questi. La votazione può essere anche la discussione può essere in Italia, ma è chiaro che anche ci si fa la votazione si farà ciascuno c'è stata una proposta del Presidente che tutti hanno è legittima, sì, la proposta del Presidente votata in questa sede tutti i consiglieri di candidarsi okay, no, non vorrei che con domani no, ma poteva andarsi qualche consigliere e decidere chiedere la votazione separata e la dopo la votazione separata sicuramente se tutti siete d'accordo altrimenti si fanno 7, 8, 10 votazioni separate perché il problema possiamo anche fare le votazioni separate no, se non ci sono legittime no, ma tu dici per essere precisi. Ringrazio la segretaria. Allora, se noi prima vogliamo essere io ho chiesto, però se noi per essere ancora più puntuali vogliamo votare una volta, visto la discussione che è stata fatta già su tutto. No, diceva la segretaria, non è che andiamo la volta. Allora, il problema è di mettere d'accordo, sulla discussione siamo messi d'accordo, però diceva per non i consiglieri, ci sono non capiamo in un gruppo di esperienza, ci conviene una alla una volta. Non era la fine del mondo. Perché si fa? Anzi facciamo eccesso di zero, voglio dire, siamo più convinti, siamo più legittimi. Ma i cittadini che hanno fatto i debiti. Prego dal pubblico per gentilezza. Prego. Allora, noi possiamo, per quanto mi riguarda, noi la proposta che abbiamo io fatto, ho detto se possiamo votare la proposta.
fare questo. È un'unica, leggiamo tutti e facciamo l'unica votazione. Allora, numero 2. Riconoscimento del fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera, sentenza, giù di pace d'Anastasia. Numero 3143-2003, signora Cattandò, comma di 100, di cui euro 534,36, sotto, capitale euro 606, competenza legale. Numero 3, riconoscimento del fuori bilancio ex articolo 194, lettera, sentenza, giù di pace d'Anastasia, 803-2014. Manzo Ilario, euro 2025, sotto capitale euro 2084, competenza legale, riconoscimento del debito fuori bilancio entro l'articolo 194, comma 1, lettera, sentenza, giudice Marzo Anastasia, 384, 2014, dopo la Pasquale, dopo di centro, di cui 5388, sotto capitale, di 1250, competenza legale. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, numero 1566-2014, giuro con me in Guigia, di centro di cui 410 sotto capitale, euro 514,41, competenza legale. Numero 7, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera, sentenza, giudice pace Santa Anastasia, numero 415-2014, signora Luzzo Maria, di cui 3857 sotto capitale, 2964 competenza legale. 7. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, sentenza di Tribunale di Roma, numero 630. 2004, signor Rocco Silvano, di cui 3932 sotto capitale e competenza legale. 8. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex articolo 194, sentenza Tribunale di Nola, 1726-2014. Rocco Silvano, di cui 2419,69 sotto capitale. Riconoscimento numero 9. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, articolo 1, sentenza Tribunale di Nola. 1152-2014, signor Esposito Antonio, euro 20.640, Esposito Giovanni, 7.250, Panico Anna, 10.940, e 10.038, competenza legale. 10. Riconoscimento del debito fuori bilancio, lettera A, sentenza su Spazio Anastasia, 1171, signora Baiano, dicendo di cui 5.286 sotto capitale, 2.875,96 competenza legale. Numero 1, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera A, sentenza giudici di pace di Santa Anastasia, 2014, signor Giuseppe Formisano e Valeria Pisa, di cui euro 424,27 sotto capitale, 520 per competenza legale. 12, consigliere Borrino, è in sofferenza stasera. 12, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma, sentenza di giudice Marzo Anastasia, numero 2666, Riccardo Carmelo, dice lì euro 3.586,75 per sotto capitale e 5.362 per competenza legale. Numero 13, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera A, decreto istruttivo giudice di pace di Santa Anastasia, numero 143 del 2014, Claudio Dotto, di cui 175,51 per sotto capitale e 207 per competenza legale. 14, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194, comma 1, lettera A, sentenza del giudice di pace di Santa Anastasia, 1720 del 2014, di Lucia Pasqualina di Cerro, di cui 5.368,97 per sotto capitale e 1.862 per competenza legale. Tutto e quando io chiedo la votazione, chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78,
una serie. No, 9 ore. Chi non è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consigliere Calvarese, consigliere Esposito Vincenzo, consigliere Esposito Giorgio, consigliere Esposito Alirio, Paudice, consigliere Paudice Giovanni, consigliere Maione Dirigi. Grazie. Immediata seguità. Chi è d'accordo? 9. Iter, chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 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 il voto, non puoi votare, allora passiamo al punto numero 15, oggetto di riconoscimento di legittimità di cui il bilancio, ex articolo 199, 100, ex articolo 194, c, lettera 267 relativa alle spese dei servizi della defezione scolastica. Prego. Prende la parola l'assessore Luigi Di Nardo. Prego. Allora, questo è un debito che si è consolidato nel 2013. A partire dall'anno solare, cioè inizio gennaio, a finire nel 2013 e fino al 2014. Come si è giunti a questo debito? Brevemente, nel 2012 fino al 2012 la refezione fu sospesa per ragioni che tralascio per non dire. Con la ripresa però del campionato scolastico, cioè dopo la festa, hanno preso a mangiare tutti i ragazzi, con una differenza però, che i prezzi, in particolare quella della scuola media ultra, quindi vi riferisco alla quotidiana, in particolare della scuola elementare e la materna del Bacconale, in effetti avevano aumentato il numero di ore di presenza di classe, cioè quei rientri pomeridiani. Questo rientro pomeridiano non fu portato a Verena, perché c'era stato un periodo di commissariale, in quanto noi ci sediamo a maggio, fine maggio, giugno, quindi con un anno scolastico ormai terminato. Quindi, e praticamente questo aumento delle ore di lezioni, quindi questo rientro pomeridiano, ha fatto sì che si verificasse questo debito che ammonta circa 42.000 euro, di cui 20.000 circa già di entrate nelle casse comunali che sono la tariffa a carico degli utenti che è di circa il 43%, quindi questo debito praticamente ammonterebbe a circa 28.000 euro. Questo è quello che è successo, si è consolidato un debito perché sono aumentati i pasti in quanto sono aumentate le ore di presenza in aula e i rientri settimanali. Prego, grazie assessore. Visto che non ci sono interventi, ho capito, no, io sto aspettando veramente, poi non ho problemi. Prego, consigliere Giovanni, ne ha facoltà, prego, Esposito Giorgio. Innanzitutto ti voglio chiedere all'assessore Di Nardo, lui faceva cenno in relazione a quando si era consolidato il debito, in realtà il debito non è il 2012, ma è per l'anno 2013-2014. No, dicevi che fine 2012 si è consolidato con la fine del 2013, no.
relazione a questo debito, chiaramente ci saremmo aspettati una relazione un po' più consistente sull'argomento. Innanzitutto noi parliamo di debito fuori bilancio per la questione dei pasti scolastici che chiaramente sono stati dati ai bambini, e ci mancherebbe altro che li hanno avuto. Poi chiaramente, se ho capito bene, quando parliamo di 48.000, questo è comprensivo della quota che è a carico anche dei genitori che pagano, quindi questo alla fine non è un debito complessivo. Io quando parliamo di questa cosa, voglio dire, noi ci riferiamo ad un periodo che parte dal mese di ottobre del 2013, da ottobre del 2013 e finisce praticamente a maggio del 2014. Perché nella realtà, ho sbagliato la proposta di delibera? Non credo. Perché nella proposta di delibera viene detto che chiaramente questo errore che si è stimato nella differenza di circa il 13% è riferito all'anno scolastico 2013-2014 e quindi si è consolidato con un definitivo consuntivo che è stato redatto nell'anno 2014. Va bene? Quindi che cosa significa? Questa amministrazione si era già ampiamente insediata, assolutamente, perché se da luglio ha cominciato a fare questa cosa, io ho avuto modo già di dirtelo in altra sede e te la ripeto anche adesso qua, no? Lasciatemi difendere anche l'operato, perché aveva un assessore, l'ex assessore Salvatore Calmanese, che si è sempre prodigato per questo tipo di attività, e in effetti probabilmente per tutti questi marchingegni che non uscivano fuori da Calcoletti, in realtà rimasero alcuni mesi i bambini senza mangiare. Ora, che cosa voglio dire rispetto a questo? All'inizio del mandato, a settembre del 2013, noi ci siamo anche riuniti e quando ci siamo riuniti avevamo fatto una programmazione dell'esenzione per un certo numero di bambini, va bene? Perché si doveva cercare di dare un contributo forte affinché chiaramente venisse data un'attenzione alla scuola. Nella realtà io quello che dico, te l'ho detto in altre sedi e lo ribadisco qua in Consiglio Comunale, assolutamente, che è una mancata programmazione dell'amministrazione, è una mancata verifica, cioè non sapeva contezza assolutamente di quello che si stava praticamente configurando come rapporto tra quelli che erano i pasti necessari e quindi praticamente questa è un'altra programmazione che gli era sfuggita di mano, va bene? Oddio, voglio dire le carte positive, caro assessore, questo danno le carte. E allora noi sappiamo sempre posto, ma tutte le forze di minoranza, nella prima riunione fatta praticamente a 6-7, hanno posto proprio l'accento su questo, perché avremmo voluto elevare il numero delle esenzioni a riguardo di questo. Ma è veramente necessario dover poter riconoscere tutti i corsi, anche di pomeriggio, tutte le ore dei pasti alla scuola, invece di pensare ad una programmazione? Avremmo potuto dire in quella fase, invece di far risparmiare al 100 a 80 bambini, portate al 100, probabilmente li avremmo portati al 100 meno. E qualcuno paga qualcosa di più. Chi mi parla ha suo figlio a scuola e paga tutto alla mensa. Cioè voglio dire, non è che io uno che di quelli che usufruisce di queste cose. Chi mi parla è uno che il proprio figlio lo porta a scuola con la macchina di mattina, praticamente, e ben contento di farlo. Allora, questo è un altro debito che chiaramente io lo rimarco come una mancata verifica e un'attenzione posto rispetto alla scuola. Voi chiamatelo in un altro modo, io lo chiamo così, perché nella realtà se si fosse dato un po' di attenzione in più si poteva pensare non di arrivare a questa programmazione vedessi cadere addosso un 13% di pasti in più, è una cifra piuttosto gargantua. Guardate, io ti controllo, non mi sorprendo assolutamente, questa è la situazione. Allora vogliamo dire che è tutto a posto, assolutamente. Questo è un ulteriore, praticamente, è un ulteriore elemento, e forse allora avrebbe che mi voglio pure passare, perché era il 2013, eravamo appena arrivati, però assessore, tu sei qui da 50 anni, non sei dal 2013. Ha chiesto la parola il consigliere di Comercio, prego consigliere. Allora il sindaco è deciso. Il collega si può sentire.
è sempre passato insieme a questa amministrazione che ha dovuto fare Giorgio. Questa amministrazione non ha programmazione, non ha niente, non sa cosa sta facendo, ne assumo tutte le responsabilità. Volevo chiedere all'assessore un merito, ma non è che, visto che non si è provveduto in tempo a prorogare un contratto, questo debito è nato proprio in virtù di questa mancanza di copertura nel quanto riguarda la mensa? Giusto una curiosità, se lei lo fa, ma qualche... non ti offenda, se è vero, non ti offenda. Ma qua siamo in balia di persone che non sanno cosa fare, stiamo in balia di persone che non sanno quello che stanno facendo. Assumiamoci le responsabilità, andate, andiamo a casa. I cittadini sono stufi. Dimenticavo l'ultima cosa, perché poi mi è venuto in mente così, mi sono tentato di vedere l'assessore Bianco. Cittadini, Ponte Corsolino, tra le priorità di questa amministrazione non c'è il trasporto, i 30 euro che andate a pagare voi per i cittadini, c'erano i paletti di Viale della Grace, c'erano i paletti di Viale della Grace sul marciapiede. Ieri era un argomento, consigliere. Era un argomento perché le macchine che non potevano parcheggiare, queste sono le priorità. È inutile che vi aspettate che l'amministrazione così le indennità per pagare il trasporto, è inutile, è per consigliere Maione, i paletti di Viale della Grace, consigliere Maione. La mia professione faccio l'avvocato, questa non è altro che una passione, ci mettiamo a
ha sempre contraddistinto la politica certolese. Volevo un attimo fare questo momento. Io, tra l'altro, e la gente me ne può dare altro, sono quotidianamente al comune, tutte le mattine cerco di dare non il 100%, il 200%. Sicuramente queste amministrazioni ci possono anche essere defunte, però se lei mi viene a fare la critica e la polemica sulla buca stradale, quando magari dopo 7-8, però così mi faccia terminare, poi dopo la faccio terminare. Dico, è chiaro che questo, diciamo, ha presa sui cittadini. Io di questo, perché anche io cammino nel corso di domenica, Riccardo, per la di un ammortizzatore della mia macchina, andare a Brune, che la mia macchina vola a Ponte Mazzolino, diciamo, ci sono delle difficoltà su tutti i territori. Non l'ho visto mai. Ci sono delle difficoltà su tutti i territori. È chiaro che abbiamo una manutenzione esterna che cerca di intervenire. È chiaro che quando ci sono delle settimane lunghe di pioggia ci può essere delle deviazioni, però vi posso garantire che almeno da questo punto di vista questa amministrazione è veramente molto attenta. Grazie sindaco. Prego, mi acceso la parola all'assessore di Dato. Prego, assessore. Allora, brevemente, giusto per prendere l'argomento di Luca, in merito alla questione del debito e anche del numero di debito, è vero, Giorgio, mi piace a te. Quindi, quello che ci siamo detti a settembre è tutto vero, altrettanto vero che abbiamo portato da 80% gli esenti, no? Quindi, voglio dire, il beneficio, voglio dire, l'abbiamo fatto, perché è un po' più facile per me. Quando sono venuto a conoscenza di questo debito, perché quando non sappiamo niente, perché fuori questo debito, quanto ritardo, l'ho detto prima, per l'anno 2016, quanto la precedente sono aumentate in diventi settimanali. A fronte di questo, e questo debito l'abbiamo usato purtroppo quando lo stato, non avevamo neanche avuto il tempo di poterlo mettere in bilancio, ma stavamo parlando di debito con il bilancio adesso. No? Ho convocato i presidi per fare proprio quello che dici tu, perché non è che i presidi possono autonomamente decidere di fare 30 minuti, ma faccio 20 minuti, no, alla fine per convocare e per dire, attenzione, qui queste iniziative non le dovete mettere solo nel vostro consiglio di stipendio con l'asso di polizia e decidere la vostra programmazione didattica nella quale noi non possiamo entrare, cioè la vostra programmazione, però quando andate a fare cose del genere che vanno a intaccare l'organizzazione del comune dovreste avere la buona abitudine di contattarci e dire guarda che noi abbiamo pensato di perdere la nostra programmazione didattica di aumentare i limiti e tutte queste belle cose. E io ho fatto il seguito, appena sono andato a conoscenza di questo tempo, sono andato a conoscenza, lasciamo tutte le critiche di questo mondo, prima, dopo, eccetera, hanno lanciato il bambino. Questo è fatto il mondo da più detto anche di me. Lo sai che cosa è successo? Che mi ha scaricato addosso mare di mamma, dicendo che noi non volevamo fare più la reflessione per il diritto meridiano, che cioè non dovevano modificare la programmazione didattica perché il comune non voleva dare la reflessione per l'Italia, si era scherzato. E abbiamo dovuto comunque concordare un numero di rientri compatibile con quello che sono, diciamo, il programma di spesa per la reflessione. Ovviamente io non ho fatto riferimento al 2012, non ho detto mettere la cena sul posto, no, perché io tengo la posizione precedente di quello che hanno fatto. Ho ancora più riferimento di questi non parlare. Se c'è un effetto, ma sono stati più di uno, personalmente non ho mai visto l'accento di quello che hanno fatto gli altri. Anzi, mi è stato sempre più attento cercare di prendere ciò che hanno fatto gli altri in buono e per cercare anche di migliorarlo. Quindi a San Valore Calvario si fa il mio apprezzamento per quello che ha fatto, ma non la voglio fare perché è stato quasi che ha costituito, ma San Valore Calvario si fa. Quando ci trovavano nella nostra stessa posizione, cioè in banca diversa, e quindi c'era una cosa subito, non è mai fatto io lo conosco bene, ma non perché ho fatto 50 anni, perché sennò la ricerca anche. Thank you.
6, dire una condizione poi non desiderare. Per gentilezza dal pubblico non interrompe, dopodiché finisce l'intervento, io chiedo al Presidente di voler far parlare, dopodiché io chiedo al Consiglio e parlo. In questa parte ci sono le sette opportune per venire a cosa, la pregherei, signore, dal pubblico. Grazie. Devo dare, però ti va a capire. La nostra stazione di carattere generale con tutte le tecniche dell'amministrazione Paese, perché non c'è stata amministrazione tra uno dei grossissimi problemi, in tutti i sensi, e oggi in particolare, date le condizioni economiche disastrose, non dicendo, ovviamente si riflette nel paese nelle carriere di cittadini, questo è un dato di fatto certo. Ciò non toglie che noi abbiamo attenzione su tutte le problematiche che investono in tutto e i cittadini. Grazie assessore, mi ha chiesto la parola l'assessore Merano, prego. Sì, Presidente, grazie della parola. Volevo dire in particolare al consigliere Diego Merano, stasera particolarmente nervoso. In genere c'è stato sempre un rapporto di rispetto reciproco, il sottoscritto si è sempre posto con il massimo confronto e la massima apertura nei confronti di lui. E soprattutto tende a ricercare la verità nelle cose laddove sia possibile. Prego da pure, mi scusi assessore, i consiglieri prendere posto. E soprattutto evitare, così come ha fatto qualche altro consigliere che l'ha preceduto, a formulare delle accuse del tutto infondate e pretestuose. Consigliere Merino, mi sto rivolgendo a lei in particolare e le sto dicendo una cosa che lei mi ha accusato di aver messo nella rete sotto i paletti, sì, ha detto che questa amministrazione invece di preoccuparsi vanno a mettere i paletti sotto la casa della sessione. Allora le posso dire che allora io non lo faccio. Posso dire mai io. Assessore Meando, rientriamo e allora consigliere Maio, che non mi deve succedere in quello che devo fare. La pregherei di essere rispettoso verso questa presidenza e non vada oltre, perché sta andando oltre continuamente. La pregherei di essere rispettoso come questa presidenza è rispettosa dei suoi confronti. La pregherei di essere rispettoso. Grazie. Allora, completiamo l'intervento, ma si attira l'argomento, assessore Meando. Allora, tengo due cose. Uno per quanto riguarda Paletti, due per quanto riguarda i buchi delle strade, qui facevano testi di riferimento. Assessore, allora pregherei, dopo rispondere su questo argomento, stiamo parlando dell'articolo del punto numero 15 del debito fuori bilancio. Se noi estrapoliamo, mi scusi assessore, le voglio dire, come dico pure al consigliere Meando, fino adesso io cerco sempre di avere rispetto per tutti i consiglieri e di essere indulgente per tutti i consiglieri. Però parliamo un momento, siamo parlando dell'argomento che riguarda le leggi dello Stato. Allora, assessore, no, nessuna accusa è stata fatta, nessuna accusa, assessore, qua nessuna accusa fa, è stata già sviscerata tutta l'argomentazione che riguardava i paletti che era già stati messi precedentemente, c'è stata pure una verifica da parte di lei. Chiudiamo questo argomento e andiamo, parliamo dell'articolo 15, che del punto numero 15 che riguarda la repressione scolastica. C'è stato un intervento del consigliere Esposito, mi ha chiesto la parola il consigliere, una replica il consigliere Esposito, ne ha facoltà, bene. Assessore, io diciamo, adesso ho la domanda per il... Assessore, io avevo una domanda da qui a futuro, veramente. Adesso io vorrei capire, insieme a tutti gli altri presenti del Consiglio, qual è la programmazione che ne deve fare dal 2014-2015, quali sono presuntivamente i passi e se noi non dobbiamo trovarci un'altra volta ad avere un consultivo nel 2015 che ci espone veramente a dover avere un altro debito fuori bilancio. Perché io concettualmente quello che vorrei spiegare, io non sto facendo una cosa che quello che è stato pagato è una cosa illegittima, questo è servito a mangiare per i bambini, però se mi consentisse, come questo è un servizio che non è obbligatorio, questo è un servizio a scelta dell'ente, allora qual è la scelta di questa amministrazione a riguardo praticamente di quello che sono i passi? Archiviamo il 2013,
c'è stata, abbiamo subito praticamente una conseguenza di dei pasti che sono arrivati dove praticamente i plessi scolastici hanno praticamente deciso in che modo bisognava mangiare il nostro contenuto. E quindi noi stiamo facendo, stiamo dando un debito fuori bilancio. Qual è la programmazione 2014-2015? Quali sono il numero dei pasti? Come ci siamo orientati? Perché ripeto, noi non siamo obbligati come amministrazione comunale, consiglio comunale a dare i pasti. I pasti potrebbero essere pure zero. Vorremmo invece capire qual è stato l'orientamento e qual è la scelta, in modo che andremo a capire che rispetto alle programmazioni che noi facciamo all'interno del comune quali saranno i costi che dobbiamo sopportare per questo servizio che ben vogliamo sopportare praticamente fino al 2015 senza avere le sorprese di eventuali debiti con il bilancio. Grazie consigliere Esposito. A questo punto, se non ci sono più interventi, passo alla votazione del punto numero 15. No, no, scusi, se non mi sono chiedere la parola, posso io dare la parola per forza? Cioè io devo chiedere, ci sono altri interventi, non ci sono altri interventi, metto a votare. Non c'è mai altro. L'assessore di Pato. Allora, prego, l'assessore, chi sarà l'assessore di Pato? Prego. Ho detto anche prima. Siamo arrivati dopo, no, perché comunque questo incontro con i presi, perché è successo quanto bella perché c'era un po' fa peggio, dico, quello che era il vecchio sistema, cioè che c'erano due dietro settimanali, se non lo ricordo della bene, lo può confermare, come rimane. Quindi non ci sono bene, non ci sono bene sorprese. Questa ho capito bene la domanda. Non è che possiamo fare poi chissà quali altre programmazioni, anche perché in tutto questo no, ci possono essere anche delle funzioni di cui mi che funziona, di come va in te, che si parla di fare insomma. Quindi potremmo avere un qualche cosa di più, quasi cose di ma abbastanza contenta. Grazie assessore Di Tanto, aspettiamo un momento la segretaria e poi iniziamo a andare solo. Un minuto di ritorno. Ha chiesto la parola del consigliere. Allora, volevo solo fare, ecco, però a Luigi prego di non contrarci molto ai resti, perché spesso il fatto dei passi, dei rientri, possono essere anche un fatto, diciamo, positivo, che i bambini fanno progetti, fanno tutta una serie di cose. Io penso, come anche spesso anche noi come opposizione abbiamo detto in quanto riguarda le politiche sociali, allarghiamo il chiedono anche per la riflessione, io sarei d'accordo nel non dire la secondaria proprio dare carta bianca ai presi, ma a secondarli soprattutto giù la vita, soprattutto giù la vita che con l'introduzione diciamo con la nuova preside sono stati fatti i progetti, qui diciamo ecco, sono soldi ben spesi, ecco, io penso che per cui diciamo laddove c'è necessità assecondiamoli. Effettivamente il mondo della scuola è il nostro futuro, ecco. È una delle poche cose positive che attualmente ci sono qui, va bene, questo è l'invito, grazie. Nel ringraziare il consigliere Napoli, è da fare una considerazione, proprio veramente onestamente, questo consiglio comunale deve essere grato all'intervento che ha fatto il consigliere Napoli. L'attenzione oggi più che mai va posto alla scuola, noi abbiamo bisogno, effettivamente se i leader vanno a mangiare da casa vuol dire che si fanno i progetti, si fanno delle belle cose, oggi rappresenti la crescita viene nella scuola e noi dobbiamo essere consoli, dobbiamo spendere di più, tutto questo è una cosa importante, grazie. Diamo la parola alla consigliera Grillo, prego, le ha fatto la grazie. Grazie, volevo cercare di fare una consigliera. Io le faccio dopo che vi ascolto attentamente, tanto veramente un complimento e non l'ho fatto solo questa sera, l'ho fatto altre volte agli interventi, ai consiglieri Esposito, anche Calvanese, ma soprattutto per il dialogo con il quale rispondono le cose che secondo loro non vanno e che devono essere viste, anche perché sono un esempio, se mi consentite, ai giovani, le nuove leggi della politica, che non è la politica urlante o la politica che manca di rispetto,
sapere che cosa chiedere, quando chiedere, come chiederlo, anche ovviamente rispettando quelle che sono le richieste dei cittadini, è cosa assolutamente grata e gradita, ma sicuramente in toni quando previsti, soprattutto dagli orecchi degli signori che ascoltano, ovviamente senza nulla a dire. Quello che diceva il consigliere Paradise, sicuramente giusto, insomma, però puoi far cadere, no? Perché poi ci siamo anche visti nelle commissioni per il trasporto, ci siamo confrontati per questo, per quello. Spesso fa cadere, giustamente diceva il consigliere Scorsa, la cosiddetta programmazione. Io dico anche dall'altro lato della scuola, quindi dico continuamente in contatto con i comuni che ci chiamano sempre, ma allora quanti sono questi pasti, ma allora quanto è tutto il tuo, e spesso cari, io sono molto contenta e quindi do i dati al comune perché vivendo anche questa cosa mi rendo conto che il rapporto scuola e comune deve essere un rapporto stretto, ma credetemi, è difficile molte volte, se io sono su un territorio di Scafati, molti sono i presidi che si muovono continuamente, anche per la progettazione, ma la progettazione noi inizialmente abbiamo all'interno del territorio dei consigli di istituto, ma abbiamo un po' di potere essere, quindi sappiamo benissimo quando partono questi benedetti laboratori, quindi un presidio che non è attento e che cambia continuamente, mette in grosse difficoltà gli enti comunali. E questo, vi ripeto, io ho capito visto che faccio le due cose e mi rendo perfettamente a conto di quello che va bene. Una parola io la volevo anche spendere per il cosiddetto trasporto, ma giusto per parlare, per fare delle considerazioni, visto che ne abbiamo parlato tante volte in commissione, qualcuno mi ha dato anche addosso, tanto il nostro assessore che dice io non dobbiamo stare vicino ai cittadini, vicino ai cittadini, sì, ma faccio un esempio, su queste volte, nelle varie testi scolastici, nelle varie scuole, ogni scuola presenta la sua offerta formativa. Ora io posso essere, agisco in un territorio scappato, posso essere abbastanza lontano da dove abito il bambino con la mia offerta formativa, ma c'è un'altra scuola che magari non ha la mia stessa offerta formativa, ma è più vicino all'altro. Allora in questa scuola c'è tutta questa storia che mano mi permette, quello è anche comunque, no? A dire ma io voglio andare lì, però io ci posso andare, ma viene piccolo, come dobbiamo fare? Guarda che io ho la scuola madre, no? C'è la scuola media, la scuola prima di oggi, proprio perché era molto distante, volevano venire proprio oggi, e quando potete incontrare c'è scritta che sarà con partecipazione. Perché poi quando il territorio è grande, le richieste sono tante, diventa veramente difficile poter accontentare tutti e dire, vabbè, visto da vivo, quando mi ha uno che vorrebbe avere un'azienda a disposizione, comunque fa molto più grande sul territorio. Allora, o si sceglie una scuola con un'offerta formativa più vicina, più consona, se si va lontano, e si va, quindi non si può, perché altrimenti dovremmo avere dei portafogli particolari per queste cose. Quindi, secondo me, anche il tempo della programmazione sicuramente, anche la data di maggiore attenzione con i centri scolastici, forse queste cose vanno rispettate. Grazie. Grazie, consigliere Rio. Intanto per ringraziare la consigliera Pino, da oggi in poi cercherò un po' di stare vicino a lei, così vi parlo un po' dell'educazione del buon donna, visto che mi faccia venire, non lo faccia come prima, mi faccio utilizzare termini, piano, parliamo lentamente, purtroppo in questo consiglio non c'è il peggio sordo di chi non voglia sentire, e ogni tanto bisogna alzare la voce anche nei confronti di chi, come il presidente, dovrebbe mantenere la calma. Va bene così, dottor Sagliero? Ok, la ringrazio. Grazie, consigliere Maiuri. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del numero 12. Oggetto di riconoscimento delle civiltà delle disponibilità agenza articolo 194 c lettera e 567 relativa alle spese dei servizi di prevenzione sociale. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Chi non è d'accordo? Il consigliere Segre, il consigliere Carvalese, ci posso da Vincenzo, ci posso da Giorgio, ci posso da Lino, c'è una Pauzice e Maiore e Fino, ci assieme a me. Grazie. Votiamo le medaglie sul gruppo sul taxi. Chi è d'accordo? 8. Chi non è d'accordo?
Astenuti? Sei. Chi non è d'accordo? Nessuno? Astenuti, sei. Grazie. Numero 16. Articolo 166. Il giorno comunica la comunicazione di singoli utenti ai primi dal fondo di riserva. Appunto fare una comunicazione al consiglio, io dal fondo di riserva chiaramente non avevamo azzerato di fatto per l'influenza dell'attività sociale per mezzo della conduzione dei progetti, tra l'altro è stata fatta, se non vado errato, proprio intorno al 21 dicembre, che è chiaro che poi in anni diciamo avviare qua, quindi non c'era alcun pericolo per l'intervento è stato di vicinare. Importo per dire un intervento 15 minuti. Questo è un credito che andava a ministro. No, non è così. No. Mi dice piatti, deve essere arrivato. Quindi è una semplice comunicazione. Prego, consigliere Maio. In riferimento a tale interazione riguardante il prelievo dal fondo di riserva per l'esercizio del potere finanziario del 2014, mi sembra di capire, così come la delibera stessa rivolta, che il ricorso al fondo di riserva sia previsto nel salvato nei casi in cui si verificano le esigenze straordinarie di bilancio e le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelano insufficienti. Inoltre, la metà della quota minima riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Almeno questo è quello che dice il testo unico degli enti locali e che viene esattamente riportato nella delibera. Quello che vi chiedo allora adesso, quale evento imprevedibile occorso affinché bisogna fare ricorso al fondo di riserva? Tale evento era davvero così imprevedibile o si fa ricorso al fondo di riserva per sopperire alla cronica mancanza di programmazione da parte di questa amministrazione? Da sottolineare anche la mancanza cronica ancora dell'assessore al ramo competente. Saranno 2-3 mesi che non abbiamo l'assessore alle politiche sociali in questo comune di Cervola. Alla cronica quindi mancanza di programmazione da parte di questa amministrazione che ho ripreso più volte, facendo apparire questo evento come un imprevisto, mentre ci troviamo di fronte, ve lo dico io, alla solita inerzia da parte dei nostri amministratori. Si stanno sottraendo risorse che potrebbero davvero essere utili in situazioni prevedibili, magari anche il trasporto. Cosa farete quando queste situazioni si verificheranno? Farete forse ricorso di nuovo ai famosi tempi di fuori bilancio? Ci facciamo una pittadina dei portoncini, che dite? Continuate ad arrecare danni a questo ente e come sempre saranno i cittadini contribuenti cercolesi a pagare la vostra incapacità di programmare e la vostra inadeguatezza politica. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Ha chiesto la parola il consigliere Ciropoli. Prego consigliere, ha facoltà. Intanto vorrei fare una premessa e chiedere alla Presidenza di far rispettare ogni ordine il regolamento, pure se bisogna aggiornare. Abbiamo messo il regolamento e pregherei la Presidenza che fosse un po' più preciso nella esecuzione di quanto dice il regolamento. Entriamo nello specifico. Molto spesso il populismo determina delle false attese, perché tra
praticamente noi pensiamo di recuperare come luogo comune nella mente delle persone un fatto che praticamente non esiste. Entriamo nello specifico. Forse sfugge a qualcuno che la delibera di cui ha l'oggetto ha data 15 dicembre. A qualcuno sfugge che entro il 31 dicembre praticamente questi soldi andavano a residuo. Allora, dobbiamo metterci d'accordo, perché se da un lato siamo accusati ingiustamente e infondatamente che non ci preoccupiamo delle questioni che riguardano i nostri cittadini, alla fine ci rendiamo conto che è proprio l'esatto inverso. Secondo voi era più giusto, e secondo pure me, mettere quei soldi nel cassetto e non spenderli, o magari individuare un capitolo che praticamente era carente, ma era carente semplicemente consiglieri, prego. Era carente semplicemente perché forse tutti non lo sanno, glielo ricordiamo, queste attività di tipo sociale non vengono gestite direttamente dai comuni che offrono i servizi, perché c'è stato l'ambito a cui noi apparteniamo, che è il numero 24, che svolge un ruolo di coordinamento di tutti i servizi nei quattro comuni che ne fanno parte. Allora noi era stata data l'occasione, siccome la regione non riesce per motivi suoi a finanziare tutto quanto previsto nel piano di zona, abbiamo inteso rafforzare dei servizi che praticamente erano esigui, parlavamo addirittura di 28 ore. Ma sai che un servizio che in totale conta 28 ore, penso che sia proprio del tutto inutile. Allora, a fronte di mettere questi soldi nel calderone e quindi lasciarli non impegnati, non spesi, questa amministrazione ha inteso individuare quei capitoli che praticamente andavano a aumentare la cifra che la regione aveva messo a disposizione. Quindi delle due l'una, dobbiamo intenderci se questa amministrazione deve stare vicino ai cittadini oppure deve fare in modo che i soldi se ne perdano. L'impegno che stiamo profondendo in questo periodo ha come obiettivo cercare di risanare un po' quello che sono i servizi, tenendo conto che per molto tempo l'ambito è stato orfano del comune di Cervola e solo da poco tempo si stanno riallacciando i rapporti con lo stesso ambito. Ecco perché alla fine è stata una scelta precisa, tenendo conto che la legge consentiva di prelevare solo il 50% della somma complessiva che riguarda il fondo di riserva, che sappiamo, non abbiamo fatto le elezioni, che serve per
effetti straordinari. Ma torno a ripetere, la delibera è stata fatta il 15 dicembre, cioè 15 giorni prima che praticamente non riuscivamo più a spendere questi soldi. Quindi tutta questa euforia, tutto questo populismo non mi convince. Punto primo. Per quanto riguarda la questione della mancanza dell'assessore, noi, il Partito di Sinistra Ecologia e Libertà, spera, perché per chi non lo sapesse, l'assessore Maddaloni si è dimesso per motivi personali. Intanto personalmente faccio i miei auguri all'assessore Maddaloni che riesca a risolvere questi problemi personali. L'assessore Maddaloni, il compagno Maddaloni, è un iscritto di Sinistra Ecologia e Libertà. Lo era, lo è e lo sarà. Per cui fugate ogni dubbio su qualsiasi speculazione. Noi non siamo macellari, non usiamo il fritacarne. Consiglieri, io non mi interrompo. No, c'è stato un manifesto. E praticamente, chi vuole capire capisce, si dice, perché pare che ci sia un modo strano di interpretare la politica. Una volta si dice che i comunisti si mangiavano i creatori. E praticamente, questa cosa è stata sbagliata. Consigliere, con l'accetta, perché c'è di entrare nella domanda. Rispondendo sulla questione dell'assessore, risponda per niente. Per cui voglio rassicurare, spero che insieme a me, speriate che il compagno Maddaloni risolva più presto i suoi problemi e che possa esserci ancora d'aiuto con la sua opera che ha svolto dignitosamente, con osservanza e praticità nel suo ruolo. Quindi concludo dicendo che prima di parlare qualcuno ha bisogno di informarsi per poter poi dire quello che pensa. Grazie consigliere Borrillo, ringraziamo pure voi l'operato dell'assessore Mecolo e gli facciamo tanti auguri per la risoluzione dei suoi impegni di professione. Una breve replica, prego, consigliere Maiorato. Che siamo in balia dell'ambito 24, che è sotto agli occhi di tutti evidente, ma non solo dell'ambito 24, anche di qualche altro consorzio, di qualche altro settore. Non voglio uscire però dall'argomento adesso e voglio ricordare che a Borrillo che non bisogna né questa sera né altro fare del populismo, quindi credetevi tutto Borrillo. Voglio soltanto ricordarvi, forse sei tu che non sei ben informato, che nel settembre del 2014 abbiamo fatto un assestamento di bilancio, magari questi 15.000 euro li potevamo mettere nel settembre del 2014 se ci fosse stata la programmazione, cosa che io vi ribadisco non c'è stata, e invece si è tenuto opportuno prendere dal fondo di riserva quando sapete bene, è vero, lo sapete bene, non consigliere il fondo di riserva a cosa serve, è vero, è solo questo, lo si poteva fare a settembre, ma non un po' di programmazione. Grazie. Grazie consigliere Maione, chiesto la parola al consigliere Esposito. Dopo l'intervento del consigliere Esposito, io chiederei un momento, se è possibile, 5 minuti di sospensione del consiglio comunale. Oltre che vorrei fare una comunicazione che ci sia sfuggita a questa presidenza, dopo che l'intervento dei due consigli, parlate di questo argomento. Grazie. Prego, consigliere Esposito. Allora, io devo dire una cosa al riguardo dell'assessore Maddaloni, chiaramente mi auguro che personalmente abbia risolto tutte le questioni di qualsiasi forma di natura sia, però da voi mi aspettavo chiaramente di questo consiglio comunale che fosse qui a dirci l'assessore Maddaloni si è dimesso. Io non penso che si debba arrivare già alle nomine, perché praticamente hanno fatto alcuni equilibri, dovete guardare le vostre cose, assolutamente, fa parte della nostra programmazione, se c'è programmazione. Ma caro Borrillo,
non venisse in questo consiglio a parlare di cose che sono fuori dall'ufficio. Mi sarei aspettato che stasera, anche se tutti lo sanno, che si fosse venuto in questo consiglio, cioè la giunta è buca di un elemento che è la persona dell'assessore Quattro. C'è bisogno che lo dice lui, me lo dice la parte politica, va bene, questa è una comunicazione ufficiale. Dopodiché si fa una comunicazione in relazione a quella che è l'organizzazione di una coalizione rispetto a quelle che saranno le programmazioni formali. Perciò dove l'avete fatta? Quando l'avete fatta? Avete detto a qualcuno in questa sede, in altre parti? Noi abbiamo le delibere di giunta dalle quali vediamo che l'assessore Maddaloni è stato cancellato. E insomma, punto, voglio dire, la prossima volta abbiamo un po' di, come dire, di rispetto per l'assessore Maddaloni che si è dimesso e abbiamo rispetto un po' per il consiglio che venga a farci le comunicazioni, perché di qualsiasi genere natura siano, va bene? Quindi quando la direzione andate a fare qualcosa in relazione a questo. Poi l'assessore Maddaloni, chiaramente, voglio dire, auguro tutto il bene possibile sotto il profilo della legalità umana. Detto questo, in relazione alla, appunto, all'ordine del giorno di cui stavamo trattando, quando si fa la comunicazione, chiaramente noi continuiamo a ribadire una richiesta, richiesta rispetto alla quale avevamo già avuto modo di dirlo all'assessore, ma una cosa che diciamo anche a voi, non so adesso chi se ne occupa chiaramente di questi servizi, fanno sempre capo al sindaco, perché hai troppe dire troppo. Avere già fare il sindaco, voglio dire, è un problema. Almeno risparmiamo, non sparare di mai guardare in questo caso. Allora, quello che vorrei dire in relazione a questo fatto, vorrei dire che ora noi abbiamo cominciato a discutere mettendo 7 euro per cittadino a disposizione dell'AMA, abbiamo fatto una grande discussione nella quale noi vi abbiamo invitato che andiamo avanti, andiamo a fare quello che volete, andiamo anche dal prefetto tutti a vederci, riconosciuti i nostri chiaramente sacrosanti diritti per la gente che ne ha bisogno, va bene? Tutto questo non è successo. Ancora ad oggi questo consiglio comunale, e questo è l'appunto, non è a conoscenza di quelli che sono veramente i servizi che vengono svolti o che dovrebbero essere svolti da questo ambito, però ci troviamo più di una volta, questo non è il primo atto di quest'anno, questo del, dal 2014, questo è il terzo atto, perché oltre ad aver approvato il report, oltre ad aver stabilito i 7 euro per abitante, noi abbiamo fatto già una prima variazione dove abbiamo aggiunto dei soldi in più per l'anno, ne abbiamo fatto un'altra di assestamento dove abbiamo messo altri soldi per l'anno, va bene, ne facciamo una terza a fine anno, sempre perché chiaramente bisogna mettere altri soldi. Guardate, noi siamo perfettamente d'accordo a mettere altri soldi, assolutamente, perché sappiamo dove vanno a finire per certi progetti sociali che veramente in questi tempi hanno assolutamente la precedenza su tutto, assolutamente, ma però ci volete un po' relazionare su quello che sono le questioni dell'anno, ci volete dire quali sono questi progetti. Poi il consiglio comunale ha parlato solo di variazioni che spostano soldi da una parte all'altra senza vedere o quantomeno essere a conoscenza di quello che sono i progetti. Potremmo non condividere qualcuno di questi progetti, metterci le carte a disposizione e allora magari dal fondo di riserva, bene, anche se non è mai una cosa positiva, attingere dal fondo di riserva, caro Corriere, è sempre un errore di programmazione, sempre, in ogni caso lo è, che poi la distrazione di questi soldi venga finalizzata a delle questioni così importanti, nulla toglie assolutamente, vediamoci anche il dubbio, ma se arriviamo a questo, consentite, è comunque una sconfitta di quell'assessorato, perché se noi arriviamo a quel modello programmato, questo è il punto. Ora chiaramente questa è una questione che io sottopongo e vi rinnovo l'invito a dire questi progetti, li vogliamo conoscere, vogliamo sapere che cosa si fa e quali sono le cifre che noi spendiamo, perché, ripeto, potrebbero essere anche insufficienti e se questo consiglio dovesse votare qualche cosa in più saremmo ben lieti di farlo. Grazie consigliere Esposito. Giorgio, gli ha chiesto la parola il consigliere Paolo, ci prende, ha facoltà consigliere. Allora, no, io volevo dichiarare che noi come PD, dovuto anche alla mancanza del capogruppo Salvatore, siamo contrari a questo prelievo comunque da un fondo che serve fondamentalmente per le calamità naturali. E da questo c'è, cioè, ribadisco più o meno quello che dice Giorgio per tirare, perché poi fondamentalmente non volevo dire quello che voleva dire lui.
C'è una mancanza di programmazione. A me dispiace molto per l'assessore Michele Adalone, cioè umanamente gli sto vicino e spero che si rivenga più presto. Solo che però è più da un mese che ormai si è dimesso. La mancanza di programmazione si dice proprio in questo, che non c'è ancora un nome, un assessore di riferimento, e che comunque cioè, fondamentalmente è inopportuno prelevare questi soldi da questo fondo. In più sapere anche con esattezza dove sono andati a finire questi soldi e quali sono i progetti a cui servono questi soldi. Grazie. Grazie consigliere, io non la faccio altro che questo non va votato, come punto, ma va preso una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Allora, quindi ci prendiamo atto della delibera riguardante i prelievi del fondo di riserva. Consiglio Comunale prende atto. Ma è una presa d'atto del Consiglio. Allora il Consiglio Comunale prende atto del prelievo del fondo di riserva. Vi ringrazio, avevo chiesto 5 minuti di sospensione. Siamo d'accordo? Grazie. Consiglieri, prego prendere posto, si procede all'appello. Consiglieri, per gentilezza prendere posto. Prego consigliere di prendere posto. Consigliere per gentilezza si procede all'appello. Prego. Consigliere per gentilezza, consigliere Iorio si procede all'appello. Prego i consiglieri di prendere posto. Prego consigliere Borghino, consigliere Iorio. Prego segretario, se procede all'appello. Vincenzo Filippo, Diego Antonietta, Moro Domenico, Maione Filippo, Esposito Giorgio, Esposito Nino, Esposito Vincenzo, Baldiccio Giovanni, Sabino Francesco, Simonetti Immacolata, Capocca Salvatore, Rovino Cino, Cardanizio Salvatore, Barone Vincenzo, Cinco Casa, Gloria Teresa. No. 14 presenti, un momento soltanto consigliere Borghino, 14 presenti, la seduta è valida. Allora, prima di passare agli ordini del giorno, io volevo soltanto stasera cercare di avere un momento di riflessione tutti quanti. Ieri è passato il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz, la cosiddetta giornata della memoria. Un momento di riflessione in questo momento in cui ha visto il mondo veramente che
un momento difficile dove i più deboli sono stati perseguitati dagli ebrei, agli omosessuali, ai diversi, agli zingari. Il mondo è riuscito tutto compatto a liberarsi di quello che è stato un momento drammatico per l'umanità. Questo ci deve dare lo sprono e non la storia ci serve da monito, perché non si possono compiere gli stessi errori. Perciò noi diciamo, anche noi nel nostro piccolo, ci dobbiamo ricordare di questo momento e nel confronto di tutti quanti noi ci deve animare non solo la tolleranza che verso chiunque sia pure un momento diverso. Tutto può essere in contrapposizione, tutto può essere, ma la cosa che ci deve far stare insieme è il rispetto degli uni degli altri e di tutti quanti. E questo sicuramente ci metterà nelle condizioni di non poter compiere gli errori che abbiamo fatto nel passato. Grazie. Io credo che un minuto di riflessione, un minuto di accoglimento per i morti, per i 6 milioni di ebrei e per quanti altri sono stati passati di campi di concentramento anche in Italia, e dopo non dobbiamo essere indifferenti a queste cose, tutti quanti sì, rammendiamoci di questo momento che è stato tragico. Grazie. Sono stati impinguati con 10.000 euro
i 13.000 euro che provenivano dall'ambito. E su questo bisogna dire che noi abbiamo approfittato facendo una battaglia, perché sapete che c'è stato il rapporto tra cittadini e prego al pubblico, prego dal pubblico, prego dal pubblico, questa presidenza può dare una parola, mi scusi, prego dal pubblico, prego consigliere Bonetti. Dicevo, giusto per dare informazione, abbiamo fatto una battaglia per avere la stessa somma che ha il comune di Verona. Come ben sapete, dal punto di vista degli abitanti è superiore a noi e quindi accede a più fondi regionali del piano di zona rispetto a Genova. Noi l'abbiamo spuntata su questa, l'abbiamo fatta al 50%, praticamente erano 13.000 euro, per quanto riguardava il centro diurno disabili, cosa che dicevo prima, che praticamente si riduceva a 28 ore e poi chiudevamo. E su questo abbiamo messo 10.000 euro. Poi, per quanto riguarda la parte restante, perché parliamo di 41.000 euro il totale, compresi i fondi dell'ambito e quello che abbiamo impiegato, come diceva Giorgio, con i primi 20.000 euro. E in merito a questo non l'abbiamo fatto a settembre, perché viene il fondo di zero, non a caso. Siamo arrivati all'ultimo momento, proprio mancavano 15 giorni e poi questi soldi andavano, come ho detto, non stessi. Allora, la ripartizione è stata fatta così, in modo tale che anche cittadini e pubblico abbiamo impegnato 6.600 euro per fornire 100 pacchi alimentari per 100 famiglie per 12 mesi. Questo determina, insieme con la partecipazione della protezione civile che li andrà a portare. Consigliere Bonetti, però mi faccia solo poi dopo come viene l'intervento lanciato, mi dica sinteticamente quali sono mi mette proprio lei mi ha richiamato a far rispettare, altrimenti mi mette in difficoltà. La vorrei faccia un elenco escluso su tutto quale sono. Quando riguarda i pacchi alimentari per 100 famiglie, 10.000 euro quando riguarda il trasporto dei portatori disabili nei centri di riabilitazione per le cure, questo si parla di LAP certificato, chiaramente studiamo dei soldi per compensare le spese. Poi abbiamo previsto 5.000 euro per due attività per gli anziani, praticamente una giornata per il teatro, una giornata, la famosa gita che fanno ogni anno e ci fanno delle richieste. E gli ultimi 10.000 euro erano per le famiglie di disabili, che si fa, era un progetto già presente. Era molto. Grazie consigliere Borrillo, passiamo al numero siccome siamo fuori a dover mettere la moda sincera solo per fare l'escursus degli impegni, se noi proprio non lo devo mettere, devo passare l'altro punto che era all'altro tra i due punti, l'escursus di quello qual è l'impegno di 40.000 euro, se abbiamo una discussione di questa domanda non è possibile, perché devo passare. Io voglio invitare, chiaramente, non il consigliere Bonetti, perché non ho capito se è lui la delle voce del sindaco, a fare un tavolo un po' più approfondito su questa tematica, che non si riduca ad un discorso fatto così. Noi vogliamo essere conversati molto di più. Ma il consigliere Bonetti non è un nostro consigliere.
ti sto dicendo, bene, in questo momento, innanzitutto vogliamo capire chi è l'assessore, chi lo sarà, se oggi la tele che sta qua, se è l'occupazione che se ne passerà, se ne va, ma noi vogliamo vedere i progetti, ti vogliamo dire in altra sede, ma fatti in modo praticamente concreto, senza arrivare a delle comunicazioni così stilizzate sulle quali magari uno potrebbe anche avere qualche idea da poter lasciare un proprio pensiero. Grazie consigliere Esposito, passiamo al punto 17 dell'ordine del giorno. Modifica e integrazione del regolamento di impianti pubblicità ed altri impianti siti e disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Pubblicità approvata con delibera del Consiglio al numero 12 del 11/5/2012. Prego. Chiesto la parola l'assessore di Dato, prego, ne ha favore. Questo è un argomento sul quale abbiamo modo di discutere per lungo tempo, e non solo fra i consiglieri di maggioranza, ma anche in conferenza dei capigruppo. Pensavamo che con l'ultima conferenza di capigruppo avessimo raggiunto la soluzione, essendo trovato una soluzione definitiva su questo argomento, però è che era stato pure licenziato dai funzionari e quindi messo all'ordine del giorno per la sua approvazione in questa seduta, se non che ci è giunta una nota da parte della segretaria generale la quale chiede dei chiarimenti a questo regolamento. E quindi dal momento che sono stati chiesti dei chiarimenti, la nota poi verrà trasferita in una conferenza di capigruppo che organizzeremo a brevissimo tempo, da domani la convocherò domani stesso, per appunto per verificare quanto detto dal nostro segretario generale e quindi giungere poi alla conclusione di venire in questo consiglio comunale per la sua approvazione definitiva in un brevissimo lasso di tempo, insomma. Quindi devo chiedere scusa innanzitutto ai capigruppo, maggioranza e opposizione che hanno partecipato a questa conferenza, a queste discussioni, ma la nota che c'è giunta ci mette nelle condizioni di dover rinviare questo argomento a brevissimo tempo. Domani vi convocherò per le decisioni da assumere e poi decideremo la data del Consiglio Comunale. Dia la parola al consigliere Perugia. Volevo chiedere la data del protocollo della nota 27.1. 27.1 si chiede. Non ci azzecca niente, non è tanto che non ci azzecca niente, l'assessore. E qua siamo da babbuna alla volta. Babbuna, vogliamo dire babbuna, non ci azzecca, non ci azzecca. Chiesto la parola così di un euro. No, ho preso il microfono così. Però prendi a me di chiedere la parola. Ma se lei mi ha detto qua, ha detto lei che gli ha preso la parola. Sia a te, faccia il bravo, faccia le qua, lei mi chiede, poi io gli do la parola. La smetti di prendere in giro la questa presidenza. Non è consentito. Allora lei mi chiede la parola, io le do la parola. Ho sentito che dirigi i cittadini, ma per lei è imprenditore, per il presidente. Lei. Prego, sindaco, mi chiede. Allora, vi ha chiesto la parola, consigliere Maio. Allora, chiesto la parola il consigliere Maio, prego, a favore. Che devo dire? Una presa per i fondelli per gli imprenditori, per il lavoro svolto, se non erro, assesso sono 5 mesi che siamo in conferenza di capigruppo. 3 mesi, 4 mesi. Sono 3-4 mesi che ci vediamo lì, che paghiamo i genitori di presenza. E arriviamo qui, il Consiglio Comunale ci informa che ieri è arrivata una nota. Ma facciamo una puntualizzazione, consigliere Maria. La conferenza di capigruppo, scusa.
Varese di Pagliù non si pagano 100 euro. Ma lei non è che... Prego, consigliere Maiuri. Presidente, può puntualizzare. Prego, consigliere Maiuri. Prego, consigliere Maiuri. È assurdo, presidente. Prego, consigliere Maiuri, è assurdo lei. Prego. Prego, consigliere Maiuri. Grazie, non mi interrompa. Prego, è stato ridicolizzato di nuovo. Prima sentivo Ciro Corriere che la rinnovava. Ci sono le commissioni per quanto riguarda le politiche sociali. Penso che quando avete fatto la prima commissione politica sociale? Quindi, per quanto riguarda la conferenza, siamo stati per 3-4 mesi ridicolizzati. E lo stesso dicasi per quanto riguarda il regolamento centro di struttura. Siamo da un anno, non abbiamo fatto il regolamento questo qua per i piani pubblicitari. Dopo, se ci può leggere la nota che l'ha indirizzata la segretaria, ci fa un piacere. Grazie. Grazie, consigliere Maiuri. Chiesto la parola al sindaco. Prego, sindaco, le ha fatto. Giusto per fare un attimo chiarezza, altrimenti ricordiamo il punto, la conferenza di capogruppo ha fatto un lavoro, mi ha relazionato l'assessore, perché io chiaramente non ero rappresentante degli indirizzi politici, poi sono stati licenziati, il responsabile funzionale ad hoc ha predisposto il regolamento di carattere chiaramente generale, che aveva una serie di indicazioni di regolamento. Posto alla, diciamo, ai dati del Consiglio Comunale, c'è una nota di chiarimenti da parte del segretario generale. Domani sarà convocata una presa di capogruppo, perché chiaramente questa nota da parte del segretario generale chiede, secondo il nostro punto di vista, lo vogliamo condividere anche con noi, richiede un attimo di riflessione per la precisazione di determinati chiarimenti. È un atto pubblico, quindi non c'è più di quello. Prego, stesso. Cittadini, o c'è qualcosa che non lo possiamo leggere, mi faccia capire. Sì, è una
in alcune modifiche che sono state apportate. Quindi torniamo un attimo in conferenza dei capogruppo, ci confrontiamo, anche perché c'è un problema che il responsabile che ha proposto il regolamento, in questo momento tra l'altro già era una settimana, non ricordo bene, quando diciamo non è assente motivi suoi, che non è dovuto dirlo. Il regolamento frutto anche del nostro lavoro in conferenza di capigruppo, ritengo assurdo che tale voto non dovesse essere approvata, visto che riguarda anche la legittimità di questo regolamento, così come ci dice il sindaco, che tale voto dovesse approvata almeno ieri a conoscenza del consigliere. Quindi continuo e ripeto, la possiamo leggere qui la nota, voi continuate a dire di no, rimandiamo domani, ovviamente io già da adesso vi dichiaro che domani in conferenza non ci verrò perché è una continua presa di pelle per i fondelli in conferenza di capogruppo comune, non si riesce a fare nulla e quando si fa qualcosa poi si viene l'ultimo giorno in consiglio comunale con una nota di legittimità. L'atto sarà, se fosse la parola, l'atto è del consigliere di venire a sedere nella conferenza di capogruppo. Io ritengo che diciamo consiglio è importante e fondamentale che tutte le forze partecipino alla conferenza di capogruppo nonostante le difficoltà, a volte anche nonostante anche le difficoltà di carattere oggettivo che ci sono. Domani se deve avere chiaramente un giro telefonato facilissiamo una conferenza di capogruppo e laddove anche comunque l'atto però troverà corredato alla diciamo alla cartellina definita. Mi ha chiesto la parola e così ti risposto. Guardate, mi risulta veramente strano per affrontare in questo consiglio comunale e in questi termini un argomento così. Perché devo dire, io abbiamo attivato dopo una serie di polemiche che erano nate fuori rispetto a queste richieste diciamo, del trasporto pubblico, questa necessità di dover modificare un regolamento, necessità non dettata tanto praticamente solo dalla questione di imperfezioni tra un articolo e l'altro, ma che avesse dato oggetto, come dire, l'argomento sulla pubblicità da immettere diciamo, collegata direttamente al trasporto pubblico. Ora, chiaramente laddove c'è un'iniziativa di questo genere sul territorio, noi siamo sempre d'accordo, tutti. Veramente ricordo che la prima conferenza di capogruppo sollecitata da me al Presidente, il quale tempestivamente si è attivato rispetto a questa cosa, già in quella conferenza eravamo all'unanimità d'accordo praticamente di modificare questo regolamento e far sì che potesse consentire l'ingresso sul nostro territorio del trasporto pubblico così come a voi richiesto. Però devo dire che non mi è piaciuta la gestione assolutamente, non mi è piaciuta la gestione dell'assessorato, non mi è piaciuta la gestione delle commissioni, non mi è piaciuta la gestione delle commissioni, delle conferenze di capogruppo, perché noi eravamo già arrivati e messa verbale che il 19 di dicembre ci doveva essere un consiglio comunale convocato, scritto in quella conferenza, dove avremmo dovuto praticamente modificare, procedere alla modifica o alla discussione relativamente alla modifica del regolamento sulla pubblicità. Chiaramente quello che è stato disatteso, perché bisognava ulteriormente approfondire, è stato ulteriormente disatteso la convocazione dell'inizio di gennaio, e quello che c'è. Allora, quando diciamo Maione magari lo fa con un atto abbastanza acceso in relazione alla questione di dire a che servono le conferenze di capogruppo, tutto sommato non è che ha tolto, perché se noi arriviamo a dire due volte convochiamo un consiglio comunale per arrivare a determinare su una questione del genere, noi entro il 19 dobbiamo avere tutti i pareri, compreso quello della nostra segretaria, al quale bisogna dare atto assolutamente che chiaramente un suo parere è fondamentale rispetto chiaramente alla correttezza dell'atto che noi andiamo ad approvare. Però diciamoci la verità, voglio dire, stasera vengo in consiglio comunale dopo tanto lavoro, dopo tanti impegni, dove in realtà
c'è stata una convocazione frettolosa nella quale non bisognava portare questo punto all'ordine del giorno, ma non si erano fatti i passi dovuti, uno scollamento tra quello che l'azione dell'assessorato e l'azione delle conferenze e l'azione della Presidente, se mi consentite chiaramente dopo. Ora, in tutto questo, potremmo fare altre 3 ore di polemiche, ma queste non serviranno assolutamente a nulla. Siccome noi abbiamo, come dire, voglia e interesse che questo regolamento chiaramente proceda nella giusta direzione, va bene, e dia la possibilità alla ditta che dovrà fare o ad altre 100 ditte che si dovessero presentare in questo territorio che vogliamo fare questa cosa, guardate, fatemi un bel mia culpa, perché in effetti, come dire, però non ci dite ci convochiamo domani mattina, perché io domani mattina, se mi convocate per una riunione del pomeriggio, io personalmente non ci verrò. Perché non ci verrò? Perché dobbiamo ancora chiarire quali sono gli argomenti che la segretaria ha messo sul campo. Allora mandateci la lettera, leggiamo, capiamo, anzi forse no, forse noi dovremmo manco capirli, perché se sono dei fatti tecnici che non consentono di fare determinate scelte, va bene, allora ce le dovete solo trasmettere. Una posizione politica, ma noi eravamo venuti qua stasera in base ad una convocazione rispetto alla quale, come dire, eravamo pronti a discutere su un argomento e a capire se questo era degno di accoglimento e poter procedere nella direzione più giusta. E insomma, diciamoci la verità, questa è l'ennesima punta fine di questa maggioranza. Avete perso un'opportunità, visto che su richiesta dell'assessore si chiede l'invio del punto numero 17, modifica e integrazione dei pagamenti di altri pubblici e tanti impianti sindaci, anche di imposta comunale sulla pubblicità. Prego, cioè, com'è possibile se questa nota è datata 27 gennaio, oggi si è venuto in consiglio comunale, non si può venire in consiglio comunale senza questa nota, anche perché questo va contro l'articolo 18 del consiglio comunale, cioè voi dovete pubblicare gli atti, questa è una cosa illegale, io non vorrei rivolgere al segretario comunale, cioè io penso che non sia una cosa, sì, ho capito, però mi sembra un'omissione di gli atti fondamentali, illegittima. Illegale. Però è legittimo come atto. Potrebbe essere illegittimo. No, quello è potrebbe essere. Questo era l'appunto che voleva. Ringrazio il consigliere Paudici. Su richiesta dell'assessore chiedi il rinvio del punto numero 17. Modifica e integrazione a regolamenti piani pubblicitari ed altri piani simili. Disciplina delle imposte comunali sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche ammissioni, diciamo il Consiglio Comunale numero 15/5/2012. Siete d'accordo per l'invio? Chi non è d'accordo? E tanto se va a cedere PIC. Chi non è d'accordo Maiune e Paudici. Chi si assiede? Esposito Giorgio e Esposito Vincenzo. Passiamo al punto numero 18. Approvazione del regolamento per l'esecuzione di scambio solo pubblico. Prende la parola l'assessore Riccardo Milano che fa la relazione. Prego, assessore. Sì, grazie. Pubbliche, il rapporto tra comune e gestore di servizi a reti limitati,
per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione di scavi, ogni tipo di manomissione su aree pubbliche appartenenti al patrimonio sia disponibile che disponibile al comune Cespola. Questo regolamento ha ovviamente scopo e interesse a tutelare quelle che è l'integrità del patrimonio, soprattutto per quanto riguarda le statue. Nel nostro comune attualmente manca questo regolamento, per cui qualsiasi azienda, qualsiasi privato che in effetti interviene a fare uno scavo, quindi una manomissione e quant'altro, non presta idonea garanzia perché quello scavo venga poi ripristinato. Nell'ambito di questo regolamento si è voluto così disciplinare e garantire quella che è in effetti l'integrità del patrimonio disponibile e disponibile del comune, attraverso anche un deposito di polizze e di custodie e attraverso delle cauzioni e garanzie. E si è richiesto nello specifico l'intervento sia a carico di privati o di terzi enti di porre queste garanzie, da un lato attraverso in effetti il deposito di fiduciario per quanto riguarda le società più grandi, anche attraverso l'esclusione del beneficio di escussione, si ci vale a dire che nel momento in cui un'azienda viene ad effettuare un intervento sul territorio e non ripristina quella che non dobbiamo escludere quella che è in effetti l'azienda del terzo, ma si può vigere direttamente in caso di accertamento al terzo che ha depositato questa polizza fiduciaria. Aspettando per quanto riguarda i privati, i quali dovranno depositare delle somme a garanzia del ripristino dello status quo attraverso un deposito al servizio di detenzione del comune di Cepola. È un regolamento che penso che tuteli sicuramente di più quello che è l'integrità del patrimonio del comune di Cepola, e questa amministrazione sta procedendo in tal senso a fine di ricomodare tutta una serie di attività, tutta una serie di spessore e tutta una serie di inalcuni che finora esistevano, laddove in effetti intervenivano alcune aziende, alcuni privati ad effettuare scarica sul territorio comunale, poi non ripristinavano gli stessi. Il comune non aveva idonee garanzie. Attraverso questa approvazione del regolamento avremo in futuro una maggiore tutela per quanto riguarda il patrimonio comunale. Grazie. Grazie assessore. Prego, consigliere Sposa, mi cessa la parola. Molto semplicemente per dire che apprezzo questa iniziativa rispetto a questo regolamento che finalmente pone chiaramente un freno a quello che sono degli scempi che si sono verificati sul nostro territorio. E mi auguro da ora in avanti che questa possa essere chiaramente l'inizio per vedere le strade meno danneggiate rispetto a quelle che avevano chiuso. Per cui in relazione al regolamento nulla da osservare assolutamente, anzi era ora. Grazie consigliere Esposito. Consigliere Maiori mi ha chiesto la parola, prego. Volevo dichiarare anche il voto favorevole per quanto riguarda questo regolamento e l'utilità ci voleva proprio affinché le nostre strade siano possibili. Grazie. Grazie consigliere Maiori. A questo punto metto a votazione il punto numero 18. Approvazione regolamento per l'esecuzione di scavi sul suolo pubblico. Chi è d'accordo? All'unanimità. Grazie consiglieri, abbiamo fatto una buona cosa. Allora, passiamo al punto numero 19. Approvazione del regolamento. Non si può votare il regolamento. Questo ci ha domandato già la segretaria. La segretaria dei regolamenti non si possono chiamare statisti, bisogna avere 15 giorni e tutto diventa eseguito. Allora, approvazione del regolamento forum dei giovani e di ricreazione giovani. Chiede la parola. Io volevo ringraziare, io però veramente sono un attimo in difficoltà perché non sto bene, siccome l'abbiamo seguita io e l'assessore, cioè questa era una conferenza dell'assessore Maddaluno, è un video che è venuto un po' da lontano, che abbiamo ripreso anche una volta che era stato fatto in precedenza, in qualità a quello che era stato fatto, ci dà attraverso questo forum una grande opportunità per i giovani del nostro territorio per avvicinare a quella che è la politica, a quella che è la forma di condivisione delle problematiche sociali. A volte quando è un giovane diciamo il termine politica, purtroppo ahimè dobbiamo dire che si alza subito un muro. Invece attraverso questo strumento
questo penso che sia un obiettivo da condividere per tutto l'intero consiglio comunale, perché veramente si tratta anche di un lavoro che era già stato iniziato, ma da diversi anni anche dalla vostra amministrazione, ma l'abbiamo portato a termine e deve essere motivo di soddisfazione per tutti noi che oggi siamo qui in consiglio. Chiede la parola il consigliere Borrillo, ne ha facoltà. Allora, per dare delle informazioni, ma penso che questo sia un argomento già trattato da molto tempo e c'era un motivo ostativo che ha determinato un slittamento dell'approvazione di questo regolamento. Praticamente era l'adesione alla Carta Europea, che era propedeutica all'approvazione del regolamento del Forum della Gioventù e delle attività giovanili. Praticamente è un'opportunità, come diceva il sindaco Pocanzi, per creare quei presupposti affinché la parte attiva, la parte crescita della nostra popolazione possa partecipare alle scelte che riguardano poi il futuro, che sono gli stessi intenti. Se avete dato uno sguardo al regolamento, in effetti il comune, come ente, l'amministrazione, c'entra più poco, perché avranno delle strutture sia tecniche che amministrative proprie, quindi si eleggeranno i loro rappresentanti, il loro direttivo e quant'altro, e ci sarà il presidente che farà un raccordo tra amministrazione e giovani. Per cui io chiedo, nonostante i ritardi che ci sono stati, non ripetere da avere prima il parere per quanto riguarda la Carta Europea, di approvare questo provvedimento. Sbinato? Sì. Ok. C'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Possiamo passare all'approvazione? Non solo la parola al consigliere d'Esposito. Io sono estremamente contento quando ci sono delle iniziative di giovani sul territorio che hanno, come dire, hanno idee, poi idee che vanno, come dire, verificate, il tempo daranno ragione a certe cose, ma tutte le iniziative sul territorio che hanno buona volontà chiaramente sono sempre assolutamente positive, per cui da parte nostra non c'è nessuna osservazione se non quella di procedere immediatamente, chiaramente a sperimentare quelle che sono le capacità giovanili di portare avanti dei discorsi propositivi per il territorio. Metto a votazione. Scusate, metto via di approva, giustamente c'è la segretaria. Allora, mettiamo a votazione il punto numero 19, approvazione regolamento forum dei giovani e delle aggregazioni giovani. Chi è d'accordo? All'unanimità. Non si può fare, 15 giorni viene affisso e poi dopo di che diventa automaticamente eseguito. Vi ringraziamo il consiglio, passiamo a 20. Prego, consigliere Pontici, mi hanno chiesto di fare delle interrogazioni. Prego, mi ha fatto. Sono due interrogazioni. La prima riguarda, rientro con un'interrogazione che già ho fatto sulla TARES 2013 per quanto riguarda le pertinenze. No, vabbè, no, però era un'ulteriore interrogazione, se la posso fare. Cioè, ed è un'integrazione? Non era già pervenuta la risposta, quindi io ho fatto una reintegrazione. No, ma è arrivata. Ok, allora ci sta un'altra interrogazione.
Questo è sempre un rientro con una vecchia interrogazione. Sì, con la nostra sull'attinenza. Questa la vedi già fatta? No, questa qua l'ho fatta ultimamente. Sì, è sempre la stessa. Per quanto riguarda invece c'è una vecchia interrogazione del 2013 che per la funzione delle carte pubbliche, che l'assessore di riferimento gli rispose pure che era comunque era, si rilevava che la GPN è ditta predisposta alle pulizie delle cadute stradali sta già provvedendo da settembre agli interventi periodici di polizia. Siccome perlomeno io parlo della zona alta di Cercola, questa polizia non è stata mai effettuata. Il sottoscritto Giovanni Paudice, consigliere comunale del PD, presidente comune di Cercola, riguarda l'oggetto tra presente e quanto si dice. A più di un anno dalla nota dell'assessore devo confermare che la richiesta da me fatta con la nota sopracitata e nonostante le rassicurazioni dell'assessore all'ecologia è rimasta disattesa in quanto tutto il radicatore e i consetti stradali delle strade menzionate sulla suddetta nota risultano non pulite e in casa della rifiutare, per cui si chiede all'assessore all'ecologia l'intervento risolutore, prevedendo nel contempo una manutenzione della stessa programmata al fine di garantire ai cittadini la certezza del deflusso delle acque piovane che ultimamente, causa dei temporali e trombe d'acqua avvenuti sul territorio, possono provocare notevoli danni. Di sintesi. Grazie consigliere Paudice. Consigliere l'assessore, la risposta per iscritta, poi risponde consigliere. Prego, mi ha chiesto la parola assessore all'ecologia. Prego, dottoressa. Buonasera. Allora, visto che lei fa riferimento ad una interrogazione del 2013, quella nella quale voi fate presente che vi risultano degli allagamenti, è così? No, come la legge, la vuol leggere? Perché mi è arrivata una sulle capito faccio la riferimento degli allagamenti. Allora, è data 11 ottobre 2013, la polizia cadetore dei consetti stradali. Sottoscritto Giovanni Codice chiede che venga effettuata un'urgente pulizia delle cadetore dei consetti stradali su tutto il territorio cercolese, onde evitare allagamenti stradali a seguito di forti piogge che come nei giorni scorsi hanno determinato l'impraticabilità di alcune strade comunali. Segnalate che alcuni cittadini cercolesi, dalle Caravaggio, Galle dei Cerani, Galle dei Mini, via Roma Giordano, via Europa e via Conte Costruzione. Siccome le previsioni medie parlano di ulteriori piogge, di forti piogge che cadranno sui nostri territori, si confida in un tempestivo quanto mai necessario intervento al fine di evitare ulteriori più gravi disagi ai nostri cittadini. La presente richiesta viene presentata conformemente a quanto contemplato dalla legge 241 e successive modifiche di integrazione affinché vengano rese note le determinazioni adottate nei termini di legge. Siccome il capitolato, no, avete risposto, siccome il capitolato del patto della GPN è necessario che loro sono, devono comunque pulire le candidature, oppure comunque dovrebbero anche pulire il milione di immondizia, cosa che non è stata mai fatta, cioè precisamente non è stata mai fatta, era un'ulteriore spinta verso a chiedere all'amministrazione di dare un flusso e di farsi rispettare, diciamo, far rispettare il capitolato. Allora, come le risposto già all'epoca, quando mi arrivò questa interrogazione, io immediatamente mandai una copia, adesso non ce l'ho, perché non immaginavo di portare con l'unione precedente, però lei ce l'aveva sicura che aveva risposto alla data, io immediatamente inviai una nota ai vigili urbani per vedere se effettivamente a loro fossero arrivate delle lamentele, delle loro segnalazioni da parte dei cittadini circa gli allagamenti o l'impraticabilità di alcune strade. E la legata la risposta ai vigili urbani mi hanno assicurato e descritto che in quella giornata loro non avevano avuto assolutamente segnalazioni circa le praticabilità delle sue presenti. Ascoltiamo, finisco. In più feci presente che la GPM aveva effettuato la pulizia del mercato. Dal primo momento in cui io mi sono insediata, ho chiesto io personalmente alla GPM di mandarci una comunicazione per iscritto di tutti gli interventi di pulizia delle mercato che vengono effettuate. Voi un valore che in qualsiasi momento nell'ufficio delle strade
Se ci dà delle segnalazioni, noi volentieri le accettiamo, perché ci va anche sfuggito. Ma sono io in primis che guarda, anche stamattina chiamare il responsabile che si è aggiunto, io ho detto, considerate che per i prossimi giorni ci saranno delle piogge, fatemi la cortesia di fare un giro eventualmente. E mi hanno già la conferma che i giorni precedenti ho toccato e sono state pulite proprio in virtù del fatto che in seguito a un controllo qualcuno risultava fatta. Cittadino viene comunque dal consigliere di riferimento, allora fa giustamente la. Grazie consiglieri, arrivederci.